A margine dell'incontro del governatore Mario Oliverio con i beneficiari dei finanziamenti per l'organizzazione di grandi festival ed eventi culturali, l'amministrazione comunale di Roccella, guidata dal primo cittadino Giuseppe Certomà, si è detta pronta a consolidare l'impegno per garantire continuità al Festival Internazionale del Jazz Rumori Mediterranei. La nota manifestazione, di cui si è svolta ad agosto scorso la 37esima edizione, con un grande successo. Un merito che l'amministrazione Certomà evidenzia in una nota, rimarcando che dei 13 beneficiari, gli enti pubblici sono solo 3, Cosenza, Reggio Calabria e appunto Roccella, due città con oltre 100.000 abitanti e un paese di 6.500, il cui progetto però ha avuto un giudizio di valutazione superiore a quello del comune capoluogo di provincia e della città metropolitana. Un risultato straordinario, frutto di un complesso di fattori. L'incontro catanzarese, tuttavia, ha dato lo spunto all'amministrazione Certomà anche per esprimere apprezzamento per il nuovo approccio della regione nel sostegno degli eventi culturali. La nuova visione politica illustrata dal presidente Oliverio, osserva l'amministrazione, si fonda su alcuni pilastri: la scelta coraggiosa di isolare e proteggere quegli eventi che hanno caratura nazionale e internazionale e il cui realizzarsi rappresenta uno straordinario biglietto da visita per l'intera regione e un fortissimo strumento di crescita culturale della collettività. L'apprezzamento per questa scelta da parte nostra non è un atto dovuto né tantomeno un atto di piaggeria, ma, precisano gli amministratori roccellesi, è piuttosto la volontà di certificare, da parte di chi agisce sul campo, la bontà e la straordinaria positività di questo nuovo approccio al sostegno agli eventi culturali che il presidente Oliverio ha messo in piedi. La sicurezza del contributo triennale ci spinge da subito ad agire per ottimizzare il budget per la prossima edizione del festival e per avviare immediatamente tutte le azioni di promozione utili a rafforzare ancora di più la manifestazione.